Ciao a tutti, in questo video voglio mostrarvi alcune cose che ho preso su AliExpress. Fate conto che ho ordinato le prime cose a Natale, dopo Natale e qualcosa all'inizio di gennaio e mi sono arrivate adesso, anzi l'ultima cosa non l'ho ancora ricevuta, dire la verità, quindi un tempo infinito. Le prime cose sono arrivate anche dopo poco tempo, neanche un mese, invece le altre. Come al solito ci vuole tantissima pazienza quando si fanno gli acquisti su AliExpress, però ci sono veramente tantissime cose, magari che non hanno una gran qualità, costano poco, però sono belle, comunque sono belle da vedere. E qualcuno di voi avrà già notato che sto mettendo delle maglie un po' particolari e volevo appunto farvele vedere. Allora, questa qui è quella che indosso. Metta questi particolari dei bottoncini, poi va giù a queste strisce blu, è molto carina. E ora vi faccio vedere anche le altre, non ve le faccio vedere indossate, quando non sarò più un elefante magari ve le farò vedere anche indossate le cose, però adesso ve le faccio vedere così. Comunque sono tutte maglie, il materiale è tipo. Per farvi capire è tipo i costumi, avete presente i costumi da bagno con materiale liscio, fresco, ecco sono così, ovviamente sono cose sintetiche, però sono molto belle le fantasie. E le ho pagate queste su 7-8 euro. Questa qui è estiva, guardate che bella. Poi ha questo particolare, lascia la spalla scoperta, è molto carina. Questa non l'avete vista già? No, è l'altra che somiglia. Questa invece ha le maniche lunghe, fatta così, ma sono troppo belli questi colori che hanno. Mettela giù così, manica lunga. Sono proprio carine. Poi questa qua, me l'avete vista in un video. Che ha le maniche così, le maniche trasparenti con questo motivo, bottoncini, questo disegno anche dietro è fatta così. Poi è veramente carina. Poi questa, sì, questa non l'avete vista in un video. Qui cosa c'è? I bottoncini, questo qui ha i bottoncini da un lato e giù non è pari, è una parte più lunga, è la sua particolarità, le maniche diciamo tre quarti. Però sono secondo me molto belle proprio le fantasie, il colore, sono cose che io non ho mai visto da noi, ma nemmeno ho mai visto di materiale più, non so, di cotone. Infatti sono proprio così particolari. E adesso bisogna capire se dà un fastidio magari quando fa più caldo, però comunque è un tessuto fresco. E misure, c'è una tabella, ci sono tante misure, dalla S fino alla 5XL. E c'è una tabella per capire un po' le misure, insomma, se quale misura bisogna prendere, quale taglia bisogna prendere. Poi avevo preso lo sfondo, quello che avete visto quando ancora riuscivo a stare in camera a fare i video, quello sfondo con tutte le tipo le stelline, i fiocchi di neve, ecco, quello là anche l'avevo preso, poi mi è arrivato anche presto. Poi ho preso queste mollette giganti, vedete? E queste qui le ho pensate proprio per fissare lo sfondo, ma anche al mare. Al mare, di solito dove andiamo noi in Egitto c'è vento, c'è sempre un po' di vento e gli asciugamani sui lettini volano via. E siccome vedevo che tanta gente straniera aveva questi tipi di mollette per fissare gli asciugamani,
le ho volute prendere anch'io, sicuramente ci torneranno utili. Io poi magari tutte queste cose vi metto il link nella descrizione, così se vi interessa qualcosa potete direttamente trovarla sul sito. Ora vi faccio vedere invece dei gioiellini. Passiamo a caso. Ho preso questo braccialetto con i segni zodiacali, guardate che carino, è forse più maschile, però è troppo carino e poi si chiude così con tipo una cintura, quindi è regolabile, molto carino, ma queste cose qui le ho pagate veramente 2 euro, 3 euro, molto carino. Poi ho preso questi orecchini, li ho presi per mia mamma, che le piacciono tanto i cavallucci marini. Vi faccio vedere bene. Eccoli qua. Guardate che carino. A le piacciono molto i cavallucci, non riuscivamo a trovarli e quindi li ho presi su Ali. Poi ho preso queste cavigliere, io ce l'ho sempre tutto l'anno la cavigliera, sempre sempre, non tolgo mai, e quindi ho fatto un po' una scorta, perché poi tante volte o si rompono o diventano nere, guardate che bella questa qua, quanto è fine, molto particolare, difficile farvela vedere così, però praticamente vedete, ha tutti questi. Eccolo qua, ci sono i cerchetti, ci sono queste, come si chiamano? Veramente molto carina, sulla caviglia sta benissimo. Allora, li rimetto a posto perché sennò si rovinano. Di queste se ne ho prese due così e due oro, stessa cosa ma oro. Ecco qua, quella dorata. Sto facendo vedere al contrario, non si vede. Dorata. Sono strass, questi dovrebbero essere strass. Comunque sono molto carine. Penso che non dureranno tantissimo, perché comunque sono fini, sono leggere. Però, finché durano. Poi ho preso questi orecchini che sono minuscoli, minuscoli. Infatti pensavo, almeno da vedere la foto sul sito, mi sembravano un pochino più grandi, invece sono minuscole. Sono piccolissimi questi. Vediamo se riesco a farli vedere da vicino. Eccolo qua, vedete? Praticamente un gattino. Ma è veramente piccolo, piccolo, piccolo. Fate conto che questi qui sono i gancini davanti al dietro, sono minuscoli.
Peccato perché l'orecchino in sé è carino. Vi faccio vedere questo anello che è bellissimo. Guardate, bellissimo. Solo che in questo caso io non ho guardato bene la tabella delle misure e quindi è proprio grandissimo, è proprio grande. Nemmeno sul pollice lo posso mettere. E quindi non so se si può far stringere, un anello che non vale niente. Non lo so, vedrò di informarmi, però comunque è bellissimo, guardate. Sembra veramente un anello serio. Veramente bello. Ora ne ho preso un altro che mi arriverà e dovrebbe essere un po' più piccolo, dovrebbe essere più giusto. Anche quello è molto bello, ve lo farò vedere. Poi ho preso questo braccialetto. C'è il suo gancetto per chiuderlo. Questo è bellino, luminoso. Poi ho preso una collana, ma appunto mi deve arrivare. Sono passati quasi 2 mesi e mezzo praticamente. Poi ho preso un pennello perché, sempre perché insomma, se ordino qualcosa devo anche ordinare qualche trucco, qualcosa che serve per il trucco. Quindi ho preso un pennello, è proprio carino. Ho già quello che uso sempre, questo qua, è lo stesso tipo di pennello. Con questo qua mi trovo benissimo, è super morbido, l'ho lavato più volte, è proprio un bel pennello. E quindi ho preso anche questo, che invece è piccolino, è abbastanza sottile, tipo lingua di gatto. E costava pochissimo, quindi magari ogni tanto ne prendo uno. E poi ho da farvi vedere 3 rossetti. Allora, ne ho preso un altro di questi qui che avevo già preso su Rova, perché mi era piaciuto proprio. Questo è lo 05 Plum Lush. Ve lo faccio vedere. Piacerebbe farlo vedere indossato. Dai, magari ve lo faccio vedere indossato. Allora, mi piacciono questi rossetti perché hanno da una parte la matita, quindi si può disegnare bene il contorno. Bene, se si è capaci, ovviamente. C'è anche un profumo di frutta. Bello, più o meno. Lo faccio vedere anche sulla mano. Eccolo qua. E poi dall'altra parte invece c'è il rossetto. Mi piace tantissimo questo colore, è troppo bello. L'altra volta ne avevo preso uno più nude, questo invece è più fucsia, è troppo bello. Poi sono rossetti proprio che non danno fastidio, confortevoli, non seccano, si fissano sulle labbra, veramente mi piacciono molto. Poi ho preso questo qua di questa marca Nice Face. Anche
Non ve l'ho fatto vedere sulla mandorla, faccio vedere vicino alla matita, eccolo qua. Comunque rende bene anche sulle labbra, veramente bello. E ha questo profumo di fruttato, buonissimo. Poi, questo qua è rossetto liquido, cioè, guardate che colore, proprio viola viola questo, infatti non ho ancora avuto il coraggio di metterlo, guardate, questo ha un odore che somiglia un po' al caramello ma è piuttosto chimico, guardate il colore, un po'. Forse un po' disomogeneo. Tende a accumularsi in certi punti, fare un po' le strisce. Però guarda che bel colore. Bello proprio anche questo. Infatti è la cosa che mi aveva attirato. Come si chiama? Vediamo se riesco a dirvelo. Come si chiama? Non c'è scritto qua sotto, ma non si vede. Vabbè, comunque poi dopo nella descrizione vi metto tutto. Vi scrivo tutto, insomma, il colore e quanto costa. Ora vi faccio vedere l'ultimo. Questo è un lip gloss matte, che però mi sembra più un rossetto liquido che un gloss. La sua scatolina, non so se questa è la marca Mood, ed è questo, è particolare anche il packaging. Questo è un rossetto, no, non è un rossetto liquido, sì, è un rossetto liquido, sì, perché ha la forma qui sotto tipo rossetto, ma chi che l'aveva fatto uguale? Forse Dior l'aveva fatto. Questo è un odore chimico, vabbè. Insomma, sono cose cinesi, non è che. Però. Anche questo colore è molto bello. Questo è omogeneo. Eccolo qua. Bellissimo anche questo. Perché è un tipo fucsia ma dentro del rosso. Molto bello. Non l'ho provato, neanche questo ancora non l'ho provato. Aspettavo di fargli, insomma, di fare questo video, di mostrarvi cosa avevo preso e poi di provarli. Però veramente sono bei, bellissimi colori, tutti e tre. Proprio belli. E basta, ho finito, vi ho mostrato tutto. E quindi quando mi arrivano altre cose, poi in qualche modo ve le farò vedere. Però, insomma, ma alla fine sono cose che costano veramente poco, ma fanno scena, fanno una bella figura. Io spero che vi sia piaciuto questo video, che vi siano piaciute le cose che ho preso, magari fatemi sapere cosa pensate, cosa vi piace di più. Io vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando non mancate, vi mando un bacio, ciao!